Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 110. Scientific Reticence e Threat to Humanity and Nature. Il link che trovate in descrizione vi porta alla mia bloggata, in cui, se vorrete, troverete la traduzione e la sintesi in italiano della conferenza gratuita in YouTube di La reticenza scientifica, una minaccia per l'umanità e la natura. O l'ascoltate in originale, in inglese, oppure vi potete fruire, diciamo, la trascrizione in italiano che io ho provveduto a farla, quindi traduzione e trascrizione in italiano, oppure io ve la sintetizzo rapidamente in questo podcast se non ci avete né tempo né voglia di andare o a visionare il filmato in originale oppure a scorrere e a leggere la trascrizione scritta. Dunque, chi sono, diciamo, i panelisti che intervengono a questa conferenza? Sono il dottor James Hansen, direttore della NASA Goddard Institute per gli studi spaziali e anche professore alla Columbia University. Poi abbiamo la dottoressa Pam Peterson, direttrice ICCI, e il dottor Philip Duffy, direttore del Woodhull Research Center. Dunque, il nocciolo della questione: ci sono vari argomenti che sono trattati, io qui ve li vado a sintetizzare rapidamente, in cui dunque il sentiero di IPCC, quello che porta a più 2.6 gradi, implica la riduzione del meno 3% per ogni anno delle emissioni di CO2, ma tutto questo non sta accadendo. Finché i carburanti fossili rimarranno a basso costo, nessuno li abbandonerà. L'unico modo sarebbe quello di inglobare nel prezzo dei carburanti fossili il costo delle esternalità negative prodotte: inquinamento di aria, acqua, danni da cambiamento climatico, guerre e quant'altro. Ecco, allora in questo modo il mondo potrebbe muovere verso maggiore efficienza energetica, energie verdi, energia nucleare da fusione, ma anche il costo, diciamo, dei carburanti fossili, non trattando, diciamo, i danni che fanno, causano ovviamente, diciamo, causano appunto danni e quindi, diciamo, è più lento il loro abbandono, che inverte solo quando arriveremo in un regime di scarsità. Altre cose che vi posso dire sono relativamente alle emissioni di metano. Sì, dunque, in pratica il processo di scongelamento della Groenlandia è iniziato e tra un centinaio di anni il mare salirà tra i 2 metri e i 3 metri, però diciamo entro il 2050 si stima una risalita di più un metro. Dunque, vediamo un po', ecco, una domanda: ma se riuscissimo a stare entro più un grado punto 6 di incremento medio della temperatura, è possibile tornare indietro a valori termici dell'epoca preindustriale? Oppure si aprono tipping point climatici che renderanno impossibile tornare indietro climaticamente? Risponde la dottoressa Pam Peterson, che dice in breve che dipende dalla capacità di rimuovere i gas serra dalla CO2 in modo efficace. Quindi al momento non abbiamo idea di come poterlo fare per riuscire ad essere efficaci per stabilizzare il clima. Che appunto questo è un percorso che IPCC impone una somma di fasi, ma la tecnologia che permetterà questa riduzione, quindi il sequestro del gas serra e della CO2, al momento non c'è. Con il dottor Philip Duffy, dice che una delle reticenze degli scienziati è quella di parlare dei trend e degli impatti del rilascio di metano e gas serra delle regioni artiche a causa di positive feedback per scongelamento. Tutte le stime degli scienziati sono sempre state molto prudenti e conservative, ma dalle misurazioni di emissione sono apparse tutte errate. Il permafrost è roba che sta nel suolo e sott'acqua. Il 24% dell'area del nord è permafrost. Questa roba è stata surgelata da tantissimo tempo e contiene metano e gas serra che attualmente sono intrappolati nel ghiaccio che fa da tappo. Si stima una quantità da circa 1500 gigatons di
gas serra, e tra cui prevalentemente metano, che è un gas più potente, che per fare un confronto 1500 gigatons di gas serra sono 3 volte gas serra che sono attualmente in atmosfera. Quindi il permafrost si scongela, rilascia gas serra, quindi anidride carbonica CO2 e metano CH4, e i gas serra alzano le temperature ed il permafrost si scongela più rapidamente. Questo è un meccanismo a positive feedback. Dunque, veniamo a altre cose, domande e risposte. Come si misurano le emissioni di gas serra, di CO2 e di metano? Diciamo, è difficile, ma lo fanno tramite aerei e tramite satellite. Non è facile perché l'Artico è un posto difficile da raggiungere e da starci, ed è difficile muoversi. Comunque, diciamo, da satellite è possibile fare delle buone rilevazioni. Ecco, se siete interessati a questi temi, io vi suggerisco di andare a cliccare al link che trovate in descrizione e sarete catapultati alla mia bloggata. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.